Allora, siamo pronti per le premiazioni. Cominciamo con la categoria Barber Moda Commerciale. Terzo classificato. Tanto è partita anche la musica, non so se è ancora la colonna sonora di Avatar, ma ci sta bene. Ci sta bene questa musica. Terzo classificato, Peppe in Ferrera. Ci raggiungi? Ti consegniamo questo trofeo, questa coppa. Eccolo qui. Complimenti. Resta qui con noi, resta qui con noi. Secondo classificato. Un po' di musica più alta e poi parlo. Ecco qui. Perfetto, potete abbassare. Vincenzo Di Lauro. Vieni Vincenzo. Eccolo che si avvicina. Alessandro consegnerà il riconoscimento, la coppa. Barber Moda Commerciale, primo posto. Primo classificato, Giuseppe Oliva. Lascio fare un saluto e una foto naturalmente di rito. Una battuta da parte tua? Saluto i miei genitori e la mia famiglia che mi guarda da casa. E tu? Anch'io saluto la mia famiglia. Anche lui saluta la sua famiglia. Anzi, è entrato direttamente dalla famiglia per fare prima. Alessandro, andiamo avanti? Momento emozionante. Barber taglio old school. Musica. Terzo classificato, Nicola Caldarola. Eccolo qui, Nicola. Prego. Non andare via, resta con noi, non andare via. Secondo classificato, musica. E mentre la musica scende in dissolvenza, Francesco Palma. Complimenti Francesco. Prego, avvicinati. Barber taglio old school, il vincitore, il primo classificato è Giuseppe Di Lauro.
forza, un saluto a chi dedichi questo, questa tua, questo tuo posizionamento. Io la dedico alla mia famiglia, a mio figlio piccolo e a mio figlio grande che mi ha mi sono stato di sostegno, ai miei figli. Ai tuoi figli, grazie. Tu? Ringrazio tutti e saluto la mia famiglia. Grazie. Ringrazio tutti, ringrazio delle persone che stanno qua, mi hanno dato questa possibilità di stare di vincere questa coppa. Grazie. Naturalmente noi ringraziamo i giudici che sono lì, è un ringraziamento che faccio generale a tutti voi, avete fatto un lavoro egregio e siete stati sempre presenti, sempre attenti a tutto. Barber Razor Fade. Terzo classificato, Davide Delibovi. Complimenti. Secondo classificato, Emilio Moccia. Diciassette anni. Cominciamo bene. Barber Razor Fade, il primo classificato è musica. Un po' di attesa, di suspense. Salvatore Porricelli. Questa vittoria? Questa vittoria la dedico principalmente ai miei maestri che hanno avuto tanta pazienza ad allenarmi. Grazie. Tu invece? La dedico a tutte le persone che mi sono state accanto in questo momento e le persone che mi hanno dato sostegno. 17 anni, dicevo, è già un bel trofeo. Ringrazio tutta la mia famiglia. E questo è. Bene. Giudici per quanto riguarda questo settore e cominciamo con Massimo Selce che viene a ritirare il premio. Prego. È un grande Massimo Selce, un grande. Chiamiamo un altro giudice, Peppe Barba. Restate poi sopra tutti perché faremo una foto d'insieme. Non scappate via. Carmelo Giuffre.
Gran lavoro da parte dei giudici che hanno veramente dedicato queste ore, in questi due giorni, ad esaminare il tutto. Barbershop, Fiore Barbershop, giudice anche lui. E poi i Testa. Paolo Maione. Voglio ringraziare Mister Serrone e la sua famiglia e i due giorni di condivisione con tutti i colleghi da tutto il mondo. Grazie a tutti! Categoria trucco sposa, anche qui una bella attesa, devo dire che veramente sono state tutte straordinarie, bravissime. Terza classificata, Domenica Criaco. Seconda classificata, Caterina Morabito. Al primo posto. Prima classificata, chi sarà? Ilaria Esposito. Voi fate la foto e poi vi chiedo qualcosa. Prima la foto. Che bella esperienza, vero? Sì, stupenda. Ti sei commossa? Sì. Dedico questa mia vittoria ai miei figli, alla mia famiglia e ai miei clienti. Anche tu ti sei commossa? Sì. E dedico questo alla mia famiglia, che mi sta seguendo anche da casa. Colgo l'occasione per salutarli e anche io ai miei clienti. La tua dedica? Sono una persona molto emotiva, quindi scusate. A mia mamma prima di tutto, lo staff Triade che mi ha permesso di essere qui, e a me stessa perché non smetto mai di crederci. Voglio ringraziare anche la Chiara Graziano Academy. Anch'io. Che mi ha permesso questo. Va bene, va bene. Grazie. Ecco.
Ah, facciamo un applauso anche ad Alessandro e Tania, che sono così. Tonia. Vabbè, dopo tante ore si può sbagliare il nome. Tonia. Allora. Trucco Glamour. Si comincia con la terza classificata. Attenzione, vediamo, scopriamo insieme chi è. Comincia con la A, il suo nome. Il cognome è con la C. Antonietta Cappetta. Ilaria Esposito. Creiamo un po' di suspense, Allora, Trucco Glamour, chi ha vinto, chi si è posizionato al primo posto, il primo classificato o la prima classificata, non lo so, vediamo. Ah, il nome è questo, attenzione, si chiama... We are the champions, siamo i campioni, e lui è un campione, si chiama Salvo Mazzone. Dichiarazione per la stampa, per la televisione, per i giornali, per tutto il mondo. Allora, innanzitutto volevo ringraziare prima me stesso perché non mi mettevo in gareggiata da 10 anni. Ho lavorato sempre nel campo del make-up, ma in un altro settore. Poi ringrazio le persone che porto nel cuore, che non sono più qui presenti, ma sicuramente in sala ci saranno. Tutti gli organizzatori, il signor Serroni e la giuria, che è stata meravigliosa. E tu cosa ci dici? Io ringrazio la Two Shine Academy con Antonella Marandino, il mio maestro Gianluca Pinto e le mie colleghe che hanno vinto con me oggi, Ilaria e Gloria. Grazie, visto che sei di nuovo qui, se vuoi aggiungere qualcosa, se vuoi integrare. Ringraziamento a me stessa, perché sempre non smetto mai di crederci e mai lo farò. Perché questo è il mio sogno da quando ero piccolina, da quando avevo 15 anni e farò questo per tutta la vita. Grazie, complimenti a tutti. Anna Valiante, giudice. Eccola qui, la ringraziamo per la sua partecipazione. Roberto Aloisio, giudice. E poi Gianluca Pinto.
giudice. Un trio niente male, devo dire. Prego. Facciamo dire qualcosa ai nostri bravi giudici, cominciando però da lei, da Anna. Complimenti. No, complimenti ai ragazzi. Devo dire che, ecco, abbiamo scoperto tanto talento. È stata una bellissima esperienza, impegnativa da parte nostra, perché è sempre una grande responsabilità. Però c'è stata tanta gioia e questa è stata una percezione meravigliosa che abbiamo avuto. Grazie. Prego. Beh, che dire, la scelta non è stata facilissima, però dai, qualcuno prima o poi doveva vincere, ce l'abbiamo fatta. Ci siamo impegnati, però è andata così. Dai, bravi. Grazie. Prego. Bene, io ci tenevo a ringraziare particolarmente lo staff, l'evento, il Mister Serrone Academy, Luigi Serrone e tutti quanti voi, perché se non fosse per voi, noi non stavamo qua sopra. Quindi grazie a tutti e spero di rivedervi presto a tutti quanti. Ringraziamo i nostri giudici. E adesso, acconciatura sposa junior, scopriamo insieme chi ha vinto. Naturalmente cominciamo con il terza classificata, vediamo un po' chi è. Il suo nome è Aurora Stasi. Prego Aurora. Secondo posto. Si chiama Francesca Rusciano. Naturalmente adesso la regia farà partire di nuovo We Are The Champions, siamo i campioni, perché dobbiamo annunciare chi ha vinto. Acconciatura sposa junior, chi sarà? Signore e signori, prima classificata Asia Bracu. Siete state emozionate durante la gara, ma questa emozione è ancora più forte di quando avete gareggiato. Allora, una dichiarazione per tutti, per chi ti vede da casa e per chi è qui in sala. Allora, ringrazio innanzitutto Anna che mi ha sostenuto e mi ha supportato in questo percorso. Ringrazio Jerry, la mia famiglia che da lontano mi segue, e tutte le persone che mi hanno sostenuto. Grazie. Deborah. Prego. Beh, ringrazio tutti quanti che ci hanno dato questa occasione, ringrazio tutte le persone che mi appoggiano e che voglio bene, la dedico a tutte le persone che voglio bene. Benissimo, e poi eccola qui, la vincitrice. Grazie, ringrazio tutti, ringrazio le clienti, ringrazio la mia famiglia e soprattutto Ilaria Brunetti, che è grazie a lei tutto questo. Grazie, foto di rito, non vi muovete. Sono momenti indimenticabili
e bisogna immortalare tutto. E adesso vediamo un po' di che cosa parliamo. Acconciatura rosa su testina. Attenzione, vediamo, scopriamo insieme com'è andata. C'è una terza classificata. Il suo nome è Renata Lisi. Premio consegnata da Oriana Santa Nadile. Complimenti. Seconda classificata, Virginia Caccavano. Premio consegnato da Deborah Spano. Paolo Maione, un attimo qui, per favore. Attenzione, perché subito dopo la foto siamo pronti per dire chi ha vinto per quanto riguarda l'acconciatura rosa testina su testina. Vediamo chi è, leggiamo insieme il nome e la musica parte. Vince Diana Utsul. Premio a Jerry Santoro. Aspetta, prima di andare via vogliamo sentire anche voi dire qualcosa, insomma, prego. Io ho detto se vincerò la dedico al mio paese. Capisco, capiamo la tua commozione, la capiamo perfettamente. Facciamo ancora un applauso a questo popolo, l'Ucraina, che sta combattendo per la propria libertà. È una dedica molto bella la tua. Grazie, non ti chiedo altro perché sei troppo commossa. Prego. Io ringrazio in primis Anna perché grazie a lei che oggi sono qui. Poi tutta la mia famiglia e tutti i miei colleghi. Innanzitutto ringrazio Luigi Serrone per avermi dato questa bellissima opportunità. Ringrazio Francesco Cagnetti che mi ha supportato e supportato in tutti questi giorni, tutto il mio team e mio marito Massimiliano e la mia mamma. Benissimo, benissimo. Siamo giunti a un'altra categoria. Acconciatura fantasy, testina. Vediamo il terzo o terza classificata, chi è? Beh, insieme lo scopriamo, il nome lo diciamo subito, si chiama Ivan Crisopulli. Premio a Paolo Maione. Per favore, tutti quelli della squadra qui, per favore. Premio
tanta commozione su questo palco. Seconda classificata, Diana Uzzul. Premia lunga maglietta. Acconciatura fantasy su testina. La prima classificata, perché si tratta di una donna, è We Are the Champions, Pina Manganaro. Vi faccio dire due parole, cominciamo con te, dai, hai anche tu le lacrime agli occhi, poi dicono che gli uomini non si commuovono, eh? Ma che è sta storia che gli uomini non si commuovono? Premia Sergio Valente. Che cosa ci dici intanto? Allora, è stato un bel traguardo, e non me l'aspettavo, perché comunque c'erano anche persone più brave di me. Io sono orgoglioso di quello che ho fatto, perché mi sono davvero impegnato giorno e notte. Questo lo dedico alla mia famiglia, ai miei clienti. Alle persone che mi stanno vicino, agli amici e a tutti quelli che mi vogliono bene. Grazie. Non è colpa mia, tu sei tornata, io che devo fare? Prego. Volevo dedicare questo premio a tutti noi, persone d'arte, non solo acconciatori, truccatori, tutti quanti. Ragazzi, provate, praticate e andate solo avanti. Credete in voi, guardate in specchio e credete in voi. Grazie. Prego. Voglio ringraziare principalmente Serrone e tutto il suo team, voglio ringraziare un caro collega che si chiama Salvo Scavo e voglio dedicare questa vittoria ai miei figli, alle mie nuore, a tutti i miei collaboratori e a tutti i clienti ovviamente, e grazie a tutti voi. Grazie, grazie di cuore. Scopriamo insieme che cosa Mister Serrone ci ha portato. Categoria acconciatura fantasy modella. Che fai? Guardi? Sbirci? Vuoi sbirciare? Guarda, 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 guarda. Guardate, non lo diciamo a nessuno. Non lo diciamo a nessuno. Ce l'abbiamo, dai, è finita. No, 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 no. Allora vediamo al terzo posto chi c'è. C'è una donna. Si chiama, quindi terza classificata, Teresa Balsamo. Premia a Gaetano Elefante. Secondo posto, Letizia Gatto. Premia Anna Pirito. Applausi.
al primo posto con la musica dei Queen di Freddie Mercury, che canta per lei.